Per la prima volta due liste libere si presentano per la città di Aosta e per la Valle d'Aosta, per il comune e per la regione. Il loro nome è Rinascimento Valle d'Aosta, Renaissance, come un richiamo a una condizione inevitabile che riguarda, dopo questa terribile crisi, il desiderio di rinascere, di vivere, qualcosa di letterale, rinascimento, si ritorna sani dopo una malattia che, anche se non ci ha riguardato direttamente, ha invaso l'aura, l'ambiente, è stata una dimensione psicologica prima ancora che fisica. E poi il Rinascimento, che anche in Valle d'Aosta, ma in tutta Italia, indica il momento più alto dell'uomo nell'arte, nella letteratura, nella musica, il punto in cui la condizione di universalità, quella che noi sentiamo immediatamente in Michelangelo, Raffaello, Leonardo, si è diffusa in tutta Italia. E in ogni luogo, monumenti, chiese, anche il vostro luogo, attestano che c'era la sensazione di cambiare il mondo, rinnovarlo, farlo rinascere, farlo tornare grande come era stato nell'antichità. E oggi i monumenti, i castelli, le chiese della Valle d'Aosta attendono di essere un richiamo ulteriore rispetto a quello della natura, del paesaggio, della montagna, delle ragioni per cui si va in luoghi bellissimi creati da Dio, ma anche l'arte è una creazione divina attraverso l'uomo. E anche i monumenti, e anche le chiese, e anche le testimonianze antiche romane sono fondamentali nella città di Aosta e in una regione piena di castelli e di cicli di affreschi straordinari. Per cui dobbiamo tornare in Valle d'Aosta, dobbiamo sentirla come una meta necessaria della conoscenza. Dobbiamo, come era capitato al Forte di Bard, un centro di grandi mostre che negli anni passati e tuttora hanno proposto iniziative straordinarie, dobbiamo, anche pensando a un grande uomo di chiesa, che è Enzo Bianchi, che ha avuto tanti rapporti con la Valle d'Aosta, che c'è uno spirito, una verità, un pensiero, un'anima, che sono l'elemento fondamentale di qualunque politica, che non sia soltanto affari, infrastrutture, investimenti, qualcosa che ha a che fare col progresso, ma qualcosa che ha a che fare con la tradizione, con l'anima, con la storia dei luoghi. E allora per Aosta, un uomo colto, sofisticato, vario, bizzarro, credibile come Giovanni Girardini, e con lui la vice Balbis e i candidati che hanno sostenuto questa lista solitaria ma potente per la sua indipendenza e per la sua autonomia, l'autonomia di una grande regione che ha una sua identità, una sua cultura, due lingue, e la lingua francese e la lingua italiana, che diventano ragioni di civiltà connesse sia con la Francia che con l'Italia. Un'Italia nella dimensione più europea che si può immaginare. E poi, per le regionali, l'avvocato Andrea Balducci, che combatte la sua battaglia solitaria, senza coalizioni, per le liste Rinascimento, 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 Rinascimento di civiltà, di storia, di sentimenti. Io mi auguro che molti di voi, ascoltandomi, sapendo quello che ho fatto in questi anni, come ho anche cercato di essere presente ad Aosta, vedano nei candidati, nei singoli candidati consiglieri comunali regionali e dei due candidati sindaco Girardini, Girardini, Girardini e Balducci, 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 persone affidabili cui dare il loro voto. Quel voto potrà significare per la Valle d'Aosta l'inizio di una storia nuova legata al passato, alle tradizioni, alle memorie, ai valori cristiani, alla civiltà, a tutto quello che rende stare in Valle d'Aosta un privilegio straordinario. Quel privilegio deve anche avere un buon governo. Pensateci, il Rinascimento è nato per questo.
Aosta è la mia città, è la città dove sono nato, dove sono cresciuti i miei genitori. Voglio amministrarla per farla crescere. Aosta è una città splendida, città d'arte e di cultura. Capoluogo di una regione con le montagne più belle al mondo. Valorizziamola al meglio. Aosta è città, ma è anche le sue frazioni, le frazioni che la compongono. Io vivo in una frazione e credo nelle loro potenzialità. Lavoro da diversi anni in ambito turistico e sono fermamente convinta che Aosta sia la capitale nel cuore delle Alpi, dell'ospitalità e dell'accoglienza. Siamo figli delle montagne e dei boschi che ci circondano. Siamo temprati dal gelo dei ghiacciai. Forgiati dal sole e dai venti delle cime. Nutriti dal latte dei pascoli generosi. Dissetati dalle acque delle nostre sorgenti. Fieri dei monumenti ereditati dai nobili popoli che ci hanno preceduto. Siamo pregiati come i vini autoctoni dei nostri pendii e preziosi come la nostra arte. Siamo aperti ai popoli d'Oltralpe come ai fratelli della penisola. Vogliamo proteggere questo tesoro prezioso per noi e per le generazioni che seguiranno. Sono Aostano, la città dai mille volti, la città con una storia millenaria. Sono Aostana e nelle mie vene scorre il sangue dei Salassi, una popolazione fiera di montagna di origine celtica che tenne testa strenuamente ai Romani per oltre 100 anni. Sono Aostano e la mia città possiede alcuni tra i reperti di età megalitica più significativi del continente. Sono Aostana. Da noi si parla il patois, un'antica lingua che racconta la nostra storia e vive nella nostra anima. Sono Aostano. Qui l'imperatore Augusto, nell'anno 25 a.C., fondò una città che portava il suo nome e la abitò con 3.000 valorosi pretoriani. Sono Aostana, erede di straordinari artisti e artigiani che in epoca medievale produssero capolavori come la collegiata di Sant'Orso e il suo chiostro, dai capitelli storiati di vite dei santi e di storie popolari. Sono Aostano, della città di Anselmo di Aosta, teologo, filosofo e arcivescovo di Canterbury, faro del pensiero medievale e rivoluzionario, studioso dei rapporti tra fede e razionalità. Sono Aostana. Qui da oltre 1.000 anni si tiene negli stessi giorni la fiera millenaria di Sant'Orso, tempio dell'artigianato di tradizione. Sono Aostano. E da noi la coppa non è di acciaio e del vincitore, ma di legno e dell'amicizia. Sono Aostana. Di qui in mezz'ora posso raggiungere le piste di sci di Pila. In 2 ore il mare della Liguria, il Lago Maggiore e le colline del Monferrato. Sono Aostano, dove nacque Innocenzo Manzetti, scienziato inventore dell'automa e del telefono. Sono Aostana e vivo attorniata dai più spettacolari 4.000 metri delle Alpi. Il Cervino, il Monte Rosa, il Gran Paradiso e Sua Maestà, il Monte Bianco. Sono Aostano. Qui il caffè si beve tutti insieme, dalla stessa coppa dell'amicizia. Sono Aostana, una città laboriosa, dove ogni giorno centinaia di imprenditori, liberi professionisti, artigiani e commercianti si adoperano per creare sostentamento e lavoro. Sono Aostano. E nella mia valle si incontrano i venti caldi del sud e quelli freddi del nord, dando origine a vini straordinari, coltivati nelle vigne più alte d'Europa. Sono Aostana, città di confine, snodo strategico di collegamento e ponte tra l'Europa occidentale e il Mediterraneo. Sono Aostano, e vorrei una città dove, oltre al francese, i giovani parlassero anche l'inglese e il tedesco degli antichi valzer. Sono Aostana e vorrei una città a misura di uomo, ma anche dei nostri fedeli amici a quattro zampe, con aree belle, pulite e ben tenute per loro.
Sono aostano e vorrei una città in cui gli asili fossero dei veri nidi di amore e di educazione per i nostri bambini. Una città dove un genitore separato trovasse servizi per la casa e sostegno economico. Sono aostana e vorrei una città in cui i diversamente abili si sentissero ugualmente abili e integrati, dove i centri per anziani fossero eccezionali per attenzione, umanità e cura delle persone. Sono aostano e sogno una città sempre più verde, con un'aria pulita come quella delle montagne che ci circondano, dove si possa passeggiare la sera senza alcun pericolo, dove spostarmi in bicicletta e con mezzi elettrici. Sono aostana e vorrei che i giovani artisti potessero esprimere liberamente i loro talenti in spazi dedicati, in una città d'arte visitata da tutto il mondo per i reperti megalitici. Le nostre vestigia romane, gli affreschi medievali, il nostro gotico e il barocco sono visitati da tutto il mondo. Sono aostano e vorrei che le nostre piazze fossero luoghi vivi di aggregazione. Sogno di vedere rinascere il mercato coperto, una nuova agorà di incontro dei sapori della tradizione e del nostro territorio. Sono aostana e cerco un luogo dove siano rispettate le diverse etnie e identità e dove ci si possa confrontare. Sono aostano e vorrei essere informato sulle grandi scelte della città, come l'università, i parcheggi, le piazze, le grandi opere. Vorrei che i quartieri popolari tornassero a essere luoghi di aggregazione sociale, brulicanti di vita e integrati nella città. Sono aostana e sono arrivata qui dalla mia terra meridionale alla ricerca di una città che mi sappia accogliere, integrare, che dia ai miei figli delle buone scuole per un futuro lavorativo. Sono aostano e penso ad una città universitaria all'avanguardia, con una didattica e centri di ricerca a livello dei grandi atenei internazionali. Sono aostana e mi aspetto per il futuro una città aperta al dialogo per infrangere le disuguaglianze, dove nessuno si senta solo, inascoltato ed abbandonato. Siamo aostani e vorremmo rinascere mille volte per poter vedere la nostra città del futuro. Siamo aostani e il futuro è nelle nostre mani. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. In which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad.
sing it one last time for you. And we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done. Makes it so.